Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Vi chiedo scusa per questo ritardo riguardo alla seconda parte del video acquisti e manga del mese di maggio, ma tra impegni e tra ritardi riguardo anche agli ordini non sono riuscito a preparare il video entro il mese di giugno, quindi come potete vedere è stato pubblicato appunto in questo mese di luglio. Quindi senza perdere tempo, iniziamo subito. Buona visione e via con la sigla! Iniziamo in casa Planet Manga con una novità. Finalmente Panini è riuscito a portarci una variant per un manga che ha fatto e sta facendo ovviamente la storia in tanti punti, ovvero sto parlando di Hunter x Hunter. Questa qua è la edizione Discovery Edition, quella da 1 euro. La copertina mi piace un sacco, a differenza dell'altra variant che è sempre di Hunter x Hunter, lo stesso giorno uscita, che è quella del volume 37. Potevano trovare di meglio, sinceramente. E ovviamente, a differenza della Discovery Edition, qui il personaggio è in rilievo. Non ho niente da dire riguardo alla storia di Hunter x Hunter, chi lo legge sa di che cosa si parla e spero anche che si ricorda la storia, visto e considerato che il maestro Togashi fa uscire un volume ogni 3 o 4 anni, quindi è difficile per un lettore ricordare tutto ciò che ha letto prima quando esce poi il nuovo volume. Quindi, grande novità di Planet Manga finalmente per questo manga. In Italia siamo al volume 37 e in Giappone anche al volume 37, aspettando il prossimo volume. E passiamo adesso al volume 27 di One Punch Man, variant questa. Beh, di One Punch Man non c'è niente da dire, è un manga che è conosciuto da tutti, soprattutto per i suoi disegni del maestro Murata, che ha un tocco straordinario, veramente bellissimo. Non apro giusto perché non voglio fare spoiler, però chi legge appunto One Punch, penso la maggior parte dei lettori, so di che cosa sto parlando. Oltre ai tratti stupendi, anche la storia in sé ha senso o non senso, quindi ecco perché è anche divertente questo manga. E ovviamente è consigliato per chi vuole una lettura del genere, e questa è una variant perché se andiamo a togliere la sopra copertina, poi otteniamo appunto questa qua. E mi sembra che dovrebbe essere sì, questa qua è la variant, mentre questa qua è la copertina che poi troviamo anche in quella regular. E non penso che sia lo stesso. Diciamo lo stesso puzzle, no, no, non lo fa. Ovviamente no. Perché negli altri volumi precedenti a 3x3 come volume, prendendo la sopra copertina con la copertina del volume, componendo in questo modo si otteneva appunto un poster sia davanti che dietro, ma in questo caso no, ormai diciamo che sono solamente variant come copertina. Questo è il volume 27 in Italia e in Giappone sono al volume 28. Passiamo a un altro capolavoro e sto parlando appunto di 20th Century Boys, questo capolavoro appunto del maestro Naoki Urasawa, che peraltro pochi giorni fa Panini ha comunicato che sarà ospite a Lucca Comics di quest'anno, quindi un'altra buona occasione per andare a Lucca. Ovviamente di questo volume, diciamo, non è obbligatorio acquistarlo per sapere qualcosa in più riguardo a questa serie, perché diciamo che all'interno ci sono delle raccolte riguardo alle opere dei suoi disegnatori, appunto, collaboratori, dei suoi collaboratori, riguardo a Ujiko Ujio. Quindi diciamo è un manga in più se si vuole appunto completare tutta la serie. E ovviamente io ho preso questa edizione e allora ci sta che lo acquistavo. Volume unico. E passiamo al volume 7 di L'Immortale, il libro dell'era di Bakumatsu.
il sequel della serie importante, cioè L'Immortale. Personalmente non posso dire niente riguardo a questo manga perché, non avendo la serie principale, che infatti la devo recuperare quella bella spessa, non posso dare appunto un giudizio se effettivamente questo sequel è alla stessa portata del manga principale. Però ho visto che in Giappone stanno continuando, quindi quando un manga continua vuol dire che effettivamente è apprezzato dal pubblico. L'unica cosa che posso dire è che almeno i disegni non deludono, quindi sono rimasti di un certo livello come la serie principale. E comunque in Italia siamo al volume 7 e in Giappone siamo al volume 8. E passiamo alla bomba conclusiva in casa Planet Manga, ovvero la fashion variant di Attack on Titan. Questa variant è stata creata appunto per la collaborazione tra il brand giapponese, quindi Attack on Titan, con la collezione UT di Uniqlo. Spero di aver detto giusta la pronuncia. E dato che c'è stata questa collaborazione, Planet Manga ha voluto omaggiare con questa bellissima variante, che effettivamente è stupenda questa copertina. Poi non so se si riesce a notare, però le crepa delle mura sono un po' in rilievo, quindi per dare anche quella sensazione 3D reale appunto di questa bellissima copertina. E passiamo adesso in casa Star Comics con il numero 8 di Kaiju numero 8. Personalmente ho letto solamente il primo volume. La storia non è male, interessante, però diciamo che è uno shonen che ne abbiamo già letti e riletti. Se uno deve iniziare a leggere manga e quindi vuole un consiglio su qualche shonen al di là dei grandi manga, questo è consigliato. Però per chi come me ha già molti volumi di questo genere, ci penserei un po' sopra. Io l'ho preso comunque perché Star Comics ha fatto un lancio mostruoso, poi comunque aveva fatto un bel successo, solo che ultimamente non lo so, può essere pure che quell'hype che si era creato all'inizio non lo sta rispecchiando. Spero di no, perché comunque di questo volume ho acquistato le variant argento e oro francesi, quindi più che altro per avere anche un pezzo di valore, quindi speriamo che non sia deludente. Comunque, come detto, in Italia siamo al volume 8, in Giappone sono al volume 9. E passiamo a un'altra opera del maestro Tatsuki Fujimoto, autore anche di Chainsaw Man e Fire Punch, con Goodbye Harry. Questa qua è l'edizione Deluxe Edition, che a differenza di quella regular è più grande ed è poi cartonata, con la scritta e lo schermo del telefono in rilievo. Questo è un volume unico e la storia parla che la madre di Yuta, cioè il protagonista, gli chiese questo desiderio di filmare lei ogni suo momento della sua vita, visto il considerato che ha scoperto di avere una brutta malattia, quindi ovviamente morirà, e quindi chiese al figlio questo desiderio di riprenderla giorno per giorno, momenti per momenti, in modo di avere un suo ricordo. Ovviamente, che è successo dopo la morte della madre? Qui lascio alcune immagini pure per dare un'idea di com'è il manga. E dopo la morte della madre, il personaggio, quindi figlio Yuta, decise di elaborare il video e di presentarlo a scuola. A scuola ovviamente non ottenne il risultato che si aspettava dai suoi compagni. Dalla delusione decise allora di suicidarsi. Però in quello stesso momento incontrò una sua compagna di scuola, che si chiama Harry, dove parlando riesce a, tra virgolette, salvarlo da questo suicidio, e insieme decisero di fare un film. Solo che, scoprendo poi avanti con la storia, la ragazza sarà misteriosa. Chi lo sa, volume unico, quindi consigliato da prendere. E passiamo adesso al volume 15 di Record of Ragnarok.
manga più tamarro che ho visto, veramente, più tamarro che ho visto. Ovviamente già ho descritto di cosa si tratta negli altri video precedenti. Questo mese Star Comics ha voluto pubblicare due versioni di questo volume, la regular e la limited edition, l'ha definita perché all'interno, adesso vi faccio vedere, contiene alcuni stickers, però può anche essere considerata una variant, visto e considerato che la copertina è la stessa, però i colori dell'abito del personaggio sono diversi. All'interno, ovviamente, per questa tiratura vediamo che ci sono tre stickers, e sono questo qua, questo e infine questo qua. Ovviamente in Italia siamo arrivati al volume 15, in Giappone sono al volume 18. E passiamo a Sweet Home numero 6. Siamo a metà dell'opera di questo manhwa coreano e anche web comics più premiato degli ultimi anni. Ovviamente non ho ancora iniziato a leggerlo, ho solamente letto la trama e visto qualche immagine e personalmente non mi dispiace. Spero più che altro che non sia una delusione. Ovviamente è un manga horror, quindi se siete amanti del genere horror vi consiglio di prenderlo. E passiamo al volume 19 di Dragon Ball Super. Sappiamo che Dragon Ball, sappiamo che è un manga che venderà e vende, essendo anche uno dei miei manga preferiti, è d'obbligo comunque per tutti quanti di acquistarlo. Mi dispiace solamente che questa parte di Dragon Ball, questa del Dragon Ball Super, non rispecchia proprio il Dragon Ball che conosciamo noi. E ora io sono arrivato alla saga di Moro, quindi sarebbe quella dopo il grande torneo, quindi anche dopo il film di Dragon Ball Broly. E si vede che sta cercando il maestro Akira Toriyama, e insieme al disegnatore appunto Toyotaro, di riprendere un po' anche quell'hype che si è creato quando eravamo piccoli. Speriamo. Finora posso dire solamente che è un po' al di sotto delle aspettative di Dragon Ball. Comunque, in Italia siamo al volume 19, in Giappone sono al volume 20. E passiamo al penultimo volume della serie Shaman King Flowers, volume 5. 5 su 6 ovviamente. Questa è una piccola serie appunto che va a descrivere quello che succede dopo la serie principale di Shaman King, quindi come protagonista il figlio di Yo. Ovviamente chi è amante di Shaman King conviene prendere tutte queste serie pure per avere un'ampia conoscenza di tutta la storia, soprattutto in questo periodo perché Star Comics sta ripubblicando, quindi nella nuova edizione, tutte queste serie. E come detto, volume 5, penultimo, su 6. E passiamo all'ultimo acquisto in casa Star Comics, Eden Zero numero 18. Quest'opera del maestro Hiro Mashima non mi ha molto colpito, peccato, perché quando è stata annunciata a Lucca con la trama ho detto, essendo che non so se si vede, comunque ho finito anche di completare la serie di Fairy Tail, quando ho iniziato appunto la collezione manga mi aveva un mezzo colpito, pure perché aveva dei tratti e anche il modo di fare con la storia come One Piece. Non voglio adesso però dire che Fairy Tail è uguale a One Piece, questo no. Dico solo che, essendo stato anche un collaboratore del maestro Oda, aveva quei piccoli tratti che ti dava la sensazione di leggere un po' di One Piece, ecco. Allora ho preso Fairy Tail. Poi quando è uscita a Lucca la nuova serie, che è questa qua di Eden Zero, ho detto, può essere pure che sarà bella, pure perché è una storia diversa all'inizio rispetto a quelle che c'erano in quel tempo in giro.
Solo che leggendolo, mi ha deluso molto. Pure il fatto anche Fairy Tail, adesso non voglio dire che Fairy Tail è totalmente un disastro, però lì era iniziato bene e poi non si è capito più niente. Mentre Eden Zero si vede perfettamente che è rimasto ancora nel mondo di Fairy Tail, cioè personaggi, pure il modo di fare, quindi sinceramente non lo consiglio. Ovviamente in Italia siamo al volume 18, in Giappone al volume 26, conoscendolo spero solo che non si allunga più di molto perché non vedo l'ora di chiuderlo proprio. E passiamo adesso a quest'ultimo acquisto del mese di maggio con J-Pop Dan Da Dan volume 6. Ho letto il primo volume e la storia mi ha colpito, è interessante e soprattutto anche i disegni sono fatti abbastanza bene, quindi per ora posso consigliarlo, però vi dirò più avanti, man mano che leggo la storia, se effettivamente confermo quello che sto dicendo oppure no. In questo mese, ovviamente, J-Pop ha voluto dare, oltre al volume 6 regular, anche la sua variant numero 6, che all'interno vediamo che contiene, oltre alla variant, una esclusiva dress-up doll di Momo Ayase, dove con questi stickers possiamo vestirla, però giustamente essendo un'edizione importante la lascio così com'è. Inoltre all'interno c'è anche una cartolina. Vi chiedo ancora scusa per questo ritardo di questa seconda parte e spero di accelerare per pubblicare subito anche le uscite del mese di giugno. Grazie ancora per aver visto il video fino a qui e spero subito ai prossimi video. Ciao!